detto. Sì, è la seconda quest'anno. Oggi, a differenza dell'altra volta, insomma, abbiamo sofferto molto di più. La Samba Lucchese in certi momenti ci ha messo in difficoltà, poi al secondo tempo noi un po' meglio, insomma, abbiamo sbagliato il rigore, abbiamo avuto altre due o tre situazioni, però insomma è stata una partita molto più combattuta di quella del campionato, anche perché loro erano proprio all'inizio prima. Ma sai, la qualità, dopo in questo momento qui c'è, che va tutto bene, c'è il ragazzino che entra e che fa un gol da 30 metri, però abbiamo fatto buone cose, altre non mi sono piaciute, però ripeto, un gruppo che allena è un gruppo straordinario, dal punto di vista di voglia, chiunque, anche chi ha giocato molto di meno, oggi un po' alla fine erano stanchi, però danno sempre tutto. Provano sempre a giocare, c'è cioè uno spirito ottimo, è normale, dobbiamo tenerlo perché nel calcio poi basta poco per perdere tante cose di buone che ha fatto. Determinato alla vittoria del campionato come obiettivo la Samatese oppure? Beh, noi eravamo partiti per salvarci, di verità, però noi... Non ci dica bugie. No, eravamo partiti per quello, l'obiettivo nostro era arrivare a 40 punti il prima possibile e poi vedere dove eravamo. In questo momento qui sicuramente stiamo facendo un ottimo calcio, non ci nascondiamo che ce la possiamo giocare alla grande con tutti, poi sai, dire vincere, io ne ho vinti di campionati, 23, si vede a marzo-aprile la squadra dove è, quello che sta facendo, è tanto lunga la corsa, noi adesso abbiamo due partite difficilissime, a Castelfidardo e Notaresco in casa, perciò adesso dobbiamo essere concentrati partita dopo partita, perché ripeto, andare in alto è facile, ma cadere è ancora più facile. Però affrontate un po' tutto, ma le squadre, capisce chi può essere l'avversario per la vittoria finale? Sicuramente il Trastevere, quelle che sono su, ha fatto meno punti di quelle che meritava il Pineto, le squadre sono quelle, fuori di dubbio che il Trastevere secondo me c'è una grossa squadra, giocare in casa loro è difficilissimo. Però ripeto, noi, ho sempre detto ai ragazzi, dobbiamo guardare al nostro cammino, a quello che sappiamo fare noi e non guardare gli altri, insomma. Noi dobbiamo pensare, già io sono concentrato su Castelfidardo perché è un campo ostico, è una squadra che aggredisce, che ti fa giocare male, sempre a 2000 all'ora, perciò noi dobbiamo stare sul pezzo. Gli obiettivi sono solo parole. Io conosco il campo, il lavoro, e quello che posso dare a questi ragazzi, le chiacchiere, le porte al vento. Del Porto D'Asco non mi fa paura. Porto D'Asco li stimo talmente, l'allenatore e quello che stanno, per me la vera sorpresa insieme a Castelfidardo del campionato. Terzo, sì, sta facendo benissimo, ma io ripeto, io non temo nessuno, rispetto a tutti, e tra queste c'è anche il Porto D'Asco che sta facendo benissimo, perché si è battuto il Fiuggi, significa che è tra le prime del campionato, insomma, perciò io rispetto, come rispetto Trastevere, però io confido molto nei miei ragazzi, nella mia squadra, perciò poi ripeto, ce ne sono molti, il Notaresco sta venendo su, il Pineto è fortissimo, il Trastevere, Fiuggi, ce ne sono, Tolentino sta facendo benissimo e viene qui domenica. No, perché non so se l'avesse nominato il Porto D'Asco, se non me lo chiedo. Ma non so. Forse non lo nomino. Ma no, ma non lo nomino come non avevo nominato Tolentino, insomma. Non è che sto a fare, non è che, se vuole che dico Porto D'Ascoli, se è contento lei, io dico Porto D'Ascoli. Porto D'Ascoli è quella che temo di più, e devo dire, io faccio un discorso sulla mia squadra, non sulle altre. Senta, però... mister, ha provato qualcosa oggi di diverso, visto che è partito un 4-4-2 rispetto al 4-2-3-1 che lei fa di solito? No, sono gli stessi esterni, e che quando gli avversari ti mettono in difficoltà, ovviamente gli esterni nostri sono questi, quelli che giocano la domenica, ti costringono ad abbassarti un po', ma è il nostro modo di giocare. Oggi siamo stati un po' più bassi per bravura della Samnettese, insomma, non è che giochiamo da soli, non è che d'improvviso siamo diventati il Barcellona e Real Madrid. La Samnettese è un'ottima squadra, c'è giocatori forti, è normale che quadrare il cerchio quando parti in ritiro come ha fatto la Samba è difficile, non è facile, poi ti trovi mischiato in una classifica, diventa anche mentalmente e psicologicamente molto difficile giocare a calcio, anche se hai giocatori forti. Un consiglio che darebbe ad Antonio, tanto è lontanissimo in classifica. No, non consiglio niente,
Io non sono in grado, anche se c'è un po' di esperienza, di dare consigli. Io penso, ripeto, io sono solo concentrato sulla mia squadra e su quello che... Ho sempre odiato i maestri quando vincono, l'ho sempre proprio detestati. Io non sono mai salito in cattedra, forse è stato il limite della mia carriera, però io penso solo alla mia squadra e ai miei. Io ascolto i consigli degli altri, ma ne posso dar pochi, perché ognuno conosce la sua situazione, la sua squadra, non so niente dello spogliatoio, quello che succede, perciò consigli. Adesso farei solo il fenomeno e non è mai rientrato nelle mie caratteristiche. Grazie, buona serata.